Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Ilaria per chi non mi conoscesse e oggi siamo qui perché non so che fare e quindi automaticamente mi vado a truccare e vi farò vedere che trucco mi uscirà e come lo farò. Prima cosa vado ad idratare per bene il mio viso pulito grazie alla maschera che ho fatto ieri, che ha questa fantastica faccia che splende, e vado a farlo con questo buonissimo olio viso che io stradoro ed è, vabbè, mandorla e malva, zero siliconi, zero coloranti, parabeni, solo oli naturali, infatti è scritto tutto qui. Mi piace perché non lascia oleosa, anzi asciuga abbastanza in fretta. L'unica cosa è che la mia testolina mi ha detto di schiacciare troppo forte questo coso e quindi mi si è praticamente staccato e quindi conta gocce, non conta più le gocce. Non so, in qualche modo faccio. È strano perché essendo un olio non sa di olio, cioè nel senso si asciuga con facilità già una volta applicato. Penso che per le pelli secche questo sia veramente un toccasana, ma anche per le pelli miste, cioè tu dici perché è un olio, come fa? Raga, io ho la pelle mista, sulle parti un po' più oleose o comunque che si lucidano, cioè, mi ci trovo da Dio. Ecco, una cosa che non devo fare assolutamente, ma che faccio e rifaccio tutte le volte, è spalmarmelo anche sugli occhi e andarlo ad applicare anche sulle ciglia, in questo modo. Che puntualmente faccio perché mettendo il mascara dopo un po' mi si scioglie un po' di mascara, quindi devo imparare a non spalmarmelo sulle ciglia o sugli occhi. Vado ad applicare anche un pochino di crema, che utilizzo sempre la solita, che tra l'altro è finita, sta finendo, che ho comprato da un estetista e mi ci sono trovata abbastanza, cioè proprio bene, però non la riacquisterò perché mi piace cambiare prodotti, non mi piace usare sempre gli stessi, mi piace variare appunto per non abituare né pelle né capelli. Lo stesso pensiero ce l'ho anche con gli shampoo. La crema in questione è questa qui. Oggi vado a usare una palette che mi sono autoregalata per il mio compleanno dell'anno scorso, che ho usato per la precisione tipo una volta e mezzo, due, e quindi la utilizzerò adesso perché io l'ho pagata quasi un occhio della testa, cioè, oddio, quasi un occhio della testa no, però mezza pupilla sicuro, e poi l'ho vista scontata da Sephora alla metà del prezzo che l'ho pagata, però comunque è questa qui di Tarte, che è bellissima perché ha quest'acqua dentro, cioè il packaging mi fa impazzire proprio perché ridà anche al colore dei miei occhi. E la cosa fantabulante di questa palette è che profuma di pesca, a me piace tantissimo, poi ha questo specchio mega. Hi! Andrò a truccarmi adesso. Oggi userò un pennello. Per la prima volta, o forse la seconda o la terza, userò un pennello. Userò questo da sfumatura, sporco. Vado a prendere questo colore qui, che è un camello, e lo vado a mettere, cioè lo uso come transizione, ragazzi. Io non so che colore ci sta sopra sto pennello, ma è tutto tranne che camello. Ho fatto anche la rima. Vado a prendere questo colore più scuro, che è un ruggine, mattone forse, questo. Vado a fare la stessa cosa, in modo del tutto sbagliato, ovviamente. Vado a prendere avevo pensato a un rosa, però un rosa effettivamente con tutto il look non ci sta benissimo. Quindi vado a prendere questo, che è semplicemente, ma semplicemente, si vede una mazza, ma che è? Questo splendido iridescente colore, e con il ditino lo vado a mettere proprio qui per fare un punto luce, un punto luce della situazione. L'idea era di lasciarlo come punto luce, ma l'ho sparso un po' ovunque, quindi lo vado a risfumare con il pennello di prima. Sta venendo a schifezza. Per sistemare il tutto vado a prendere questo colore, che è il più scuro, è un marrone shimmer bellissimo. Yeah. Cosa gli vuoi dire? E lo vado a mettere alla fine dell'occhio con il medio o con l'indice, differente, potete scegliere tra i due. Vado ad aggiungere lo stesso colore sotto e già sta prendendo forma all'occhio da schifo. Per aggiungere un punto luce in più vado a prendere questo bellissimo impero di brillantini al centro, giusto per scartavetrarmi la faccia dopo quando mi strucco, ma è qualcosa di potentissimo.
Cioè, che ve lo dico a fare? Oh mio Dio. Ovviamente picchietto un pochettino anche all'interno dell'occhio. Che penso sia un metodo molto efficace anche per allungare la spalla, l'ascella. Vado un attimo a sistemare e aggiungere l'eyeliner. Lo faccio nello specchio grande che ho qui dietro, che è meglio. Eccomi qui, il mascara lo vado a mettere con voi. Ho comprato da poco questo della Rimmel London. È doppio, cioè prima uno, poi l'altro, primer o prima fase, seconda fase, quello che vi pare, e fa delle ciglia che io devo dire mi piacciono molto. Non volevo avvicinarmi appunto per non spaventarvi, ma devo per forza. Questo era lo scovolino di sopra che le allunga, le pettina, e adesso vado a mettere lo scovolino che dà volume. Semplicissimo. E questo è il con e il senza mascara. Da questo possiamo dedurre che non mi so mettere nemmeno il mascara. Fantastico. Come rossetto opterei per un nude, ma a noi non ce ne importa niente, quindi vado un po' più su, più diretta verso il mattone, che è l'ultimo di Sephora che ho comprato. Ta-da! Ho messo anche un pochino di blush per dare un po' di colore a questa faccia morta. Niente di importante, un blush vecchio della Kiko. Niente di che. Ah, blush illuminante tra l'altro. Buono, ma mi si è rotto. Non il blush in sé, ma la confezione. Siamo arrivati al termine di questo fantastico video. Mi dispiace lasciarvi, ma tornerò domani. Grazie per essere stati qui con me oggi e vi ringrazio per aver perso tempo con me. Vi mando un bacio, spero che il video vi sia piaciuto e il trucco che abbia fatto comunque schifo anche a voi. Vi mando un bacio e ci vediamo domani.